Let's go! Bentornati ovetti su Cavaliere Nero Ultra! Nello scorso episodio abbiamo completato il livello 2 e come temevo, riavviando il gioco abbiamo perso tutti quanti i punti e tutte le vite extra. Non che sia un grosso problema, però sì. Quindi adesso andiamo nel livello 3. La grande offensiva speleologica di Meta Knight comincia ora. La cosa bella è che volendo potete anche ignorare completamente una zona. Ricordate l'antica torre? Esatto, potete benissimo skipparla quasi completamente. E non è affatto uno scherzo, ok? Adesso, tanto per... Oh, che bello, c'è una banana che ci serve assolutamente, vero? Beh, no. Meta alleato! Ok, adesso vediamo un po' cosa riesco a fare. Proverò comunque ad esplorare almeno di un po'. Beh, questo posto, non di troppo, ma di un po'. E sì, ogni tesoro è stato cambiato in cibo. Quando è vero che è una cosa buona, non è una cosa necessaria, ok? Inoltre, per ottenere il 100% in questa modalità, basta semplicemente finire la modalità. E quindi, sì, easy. Tanto per, proviamo ad andare avanti lo stesso qua. Tanto, ehi, abbiamo comunque l'abilità volo, no? Ok, e... No, aspetta, entra qua dentro. Cominciamo molto, molto bene, vero? E sì, è una cosa puramente opzionale, ma devo farlo per me stesso, ok? Ora... Vai, vai, perfetto, devo andare qua dentro. Easy, ok, ci voleva così tanto? Ci ho messo i secoli a farlo con Kirby? Non ci metterò i secoli a farlo adesso. E parlando di adesso, oggi faremo non solo il livello 3 ma anche il livello 4, che sarà un po' particolare visto che dobbiamo fare la vendetta di Meta Knight con Meta Knight. Sì, è strano, lo so. Ora, l'importante è vedere cosa c'è qua sopra, ossia niente, e andare avanti. Sapete, non so cosa si nasconde. Posso entrare nella porta? Grazie. Nei punti di salvataggio, quindi adesso li vedremo insieme. Dovrebbe essere qui a breve. Se non ricordo male. Ah, è proprio chiuso? Aspetta, siamo sicuri che sia proprio chiuso? Beh, intanto qua qualcosa c'è. Ok, ossia un tesoro che non ci serve, ma... Grazie lo stesso. A quanto pare lì c'è il punto d'ingresso. Ok, hanno rimosso le zone di salvataggio. Non che sia un problema visto che non salveremo mai in questa modalità, tranne appunto quando finiremo un livello. Ma la vita extra la voglio. Inoltre ho già deciso di mettere in pausa. Oddio, mettere in pausa è brutto, no aspetta. Ciao ciao bonkers. di rispegnere il gioco. Ok, perfetto. Tra il terzo e il quarto non riesco a parlare. Tra il terzo, quarto e quinto livello. Quindi, sì. Nel senso che tra questo e il prossimo episodio. Ok, ce l'ho fatta. Ora, cerchiamo di stare attenti, evitare i colpi del Plasma Wisp e di magari non perdere. Quindi quindi andiamo avanti e cerchiamo di non ricevere danno. Va bene. Non è un grosso problema. L'importante è stare attenti. Parlando di stare attenti, dov'è il primo boss? Beh, non ho idea, ma qui sotto c'è qualcosa. Ossia niente! La gioia suprema. E sì, l'abilità volo fa la stessa cosa, ma l'abilità volo è in grado di tagliare le corde. Ok, ce l'ho fatta. Ora, meta scatto, perché velocità A. Non cadere di sotto, Meta Knight. Ok, velocità, dicevo lui. Porta. Oh, boss. Ok. Ecco qui. Beh, lo conoscete ormai da parecchio, balenottero. Aia, il danno. Tanto è balenottero, è abbastanza facile. Non è per niente un problema. Non dovrebbe essere per niente un problema. L'unico problema è appunto che devo fare così per saltarci sopra. Aia. Vorrei davvero tanto usare un Mach Tornado, ma non posso. Voglio risparmiare più punti possibili. Va bene, non importa. Mach Tornado. Un po' sprecato, ma francamente non mi importa, perché i boss danno, se non sbaglio, 10 punti, quindi dovrei stare a posto. E siamo qui, bene.
è strano che Meta Knight dia un bacino a Edge Knight, ma... no, scusatemi, Sharp Knight, ma non importa, vero? Vero? In ogni caso, abbiamo già finito la prima parte del... della grande offensiva speleologica. E come vi ho già detto, la terza si può anche saltare senza quasi nessun problema. Quindi, sì, voglio comunque almeno provare ad affrontare il boss. Quindi, quando è vero che non... Oh, Tonks andrà a prendere tutti quanti i tesori anche con Meta Knight? No, non lo farò. Però, volendo, potrei farlo. Posso scendere qua sotto, devo... Ah, perché devo colpire. Va bene, dammi la... posso? La vita extra, perfetto. Andiamo su. E sì, il metascatto funziona anche sott'acqua. Vi conviene usarlo? Non è necessario e sarebbe utile, ma no. Ah! No, aspetta! Ero sicuro al 100% che tutte quante le zone, almeno la maggior parte, fossero esplorabili. A quanto pare hanno rimosso le stanze opzionali. Nice! Quindi vuol dire che devo fare un percorso specifico durante l'antica torre? Sapete, non ne ho la più pallida idea. È da un gran bel po' che non faccio questa modalità, quindi vedremo insieme. Come ti permetti, ruotaccio? Allora, qua intanto c'è... Ah, niente! Cioè, c'è una vita? Oddio, vita. C'è un cartone di latte, ma pazienza, giusto? Ok, adesso. Heal! Perché è inutile sprecare... O meglio, è inutile conservare le cure. Inoltre, quel tac mi ha colpito, ma la sua mano mi è passata attraverso, a quanto sembra. Ho il vago sospetto che sia un errore. Quindi, magari avevo un po' di invincibilità, oppure simili. Vabbè, pazienza, ok? Wow, ho davvero sconfitto quel ruotaccio saltandogli da sotto? È strano, lo so. Vabbè, pazienza, adesso già il secondo boss. Ok, finiremo molto in fretta questa parte. Non che la cosa mi dia problemi, per carità, però. Allora, eccoci qui. Battaglia a turni, siamo contro lo... Slime! Ovviamente Meta Knight è un po' più lento a colpire. Oh no, come faremo a schivare l'attacco? Ok, l'ho parato. E quindi, magari riuscisse a colpirlo. Perfetto, ciao ciao, Slime! Vorrei provare ad usare il Mach Tornado contro l'ultimo boss, ossia il mago. Solamente per vedere quanto danno effettivo fa il Mach Tornado. Perché vi ricordo che è possibile vedere quanti danni fate. Esatto. Cosa? Ok, bene. Intanto ciao. Perché voglio sapere quanto fa il Mach Tornado e basta. Allora, appare un mago. Mach Tornado! Oh, l'ho asciottato. Whoops. Ok, questo vuol dire che ho fatto più dell'energia che aveva appunto il mago. Adesso, il tuo eroismo aumenta di 2, la tua bellezza aumenta di 5, la tua affidabilità aumenta di 4, il tuo spirito aumenta di 3, la tua dolcezza aumenta di 2, la tua acutezza aumenta di 4. Perfetto, e quindi adesso rievochiamo qualcuno, ossia lo Sharp Knight, e andiamo nel carretto e gustiamoci la host. Non so perché, però mi piace questa host. Adesso, vediamo un po'. Il passaggio è chiuso? Sì, il passaggio è chiuso qui. È tutto chiuso. È fatto apposta. Perfetto. Quindi vuol dire che non devo per niente andare nell'antica torre? Cioè, mi va bene, eh? Anzi, riascoltiamo questa host, dai. Perfetto. Tanto per dire, se non prendete il carretto, è possibile prendere dei punti extra. Quindi alla fine vi converrebbe prendere, beh, o meglio, non prendere il carretto. Non importa però, perché adesso mi vendicherò contro i pennuti. E ancora una... Aia. No, 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 devo farlo bene. Un attimo solo, No, no, via, devo farlo bene. Allora, ok, ce l'ho fatta, mamma mia. Per fare una cosa molto stupida ci ho messo i secoli. Meta Knight può per caso arrivare qua? Credo di no. Ah no, col metascatto sì, vero? No, 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 no. Dannazione. No, mi sa che non può farlo. È un gran peccato, ma...
Va bene, non importa. Cosa c'era là sotto, tanto per? Un qualcosa? No, non c'era niente. Hanno rimosso tutto quanto perché è completamente inutile andare là. Vabbè, nessun problema. Ora vi ricordo che qua c'era una vita, giusto? Sì, perfetto. Quindi in questo caso vi conviene... Posso? Posso? Sharp Knight ha seriamente fatto quello che ho visto che ha fatto? Mi hai... Vattene via. Via. Mi ha impedito di prendere la vita perché ha usato il taglio sulla... Vabbè, pazienza, pazienza. Ehi, ciao, Jim. Ok, attenzione qua. Ok, e adesso giù, giù, giù. Ciao. Dovrebbe esserci un altro coso da mangiare qua, esatto. Quindi, tanto per meglio pre... Meglio, no. Devo assolutamente entrare qua Oh, perfetto. Così almeno non spreco niente. Adesso posso evocare magari uno Sharp Knight? Ok, in realtà volevo l'Edge Knight, mi ero confuso. Pazienza, ok, pazienza. E quindi andiamo dal boss. Che tutti quanti già conoscete, ecco qui, Wambamrock. Dove sei? Mac Tornado! E il danno c'è. Ora devo solamente stare attento e non essere colpito 70 volte. Ciao. Destruction. E questo vuol dire che possiamo uscire dalla grande offensiva speleologica in 10 minuti circa. Nice. In effetti davvero nice. Sai che ti dico, meglio prendere punti extra. Ci saranno sicuramente utili, quindi andiamo qua. Ciao, ciao carretto. E questo vuol dire che dovrebbe esserci l'ascensore adesso. Sì, nice. Allora, Meta Knight può resistere un po' alla forza dell'ascensore, diversamente da Kirby, ma non conviene. Conviene invece uscire da questo postaccio e finire il terzo livello. E quindi adesso dobbiamo affrontare il quarto livello. Non salvo tanto per... Eccoci qui. Ok, allora, domanda. Se la Halberd è di Meta Knight, chi sta pilotando la Halberd? Ve l'ho già detto, non mi ricordo molto bene questa modalità, quindi adesso vedremo. È una cosa in semi-blind, insomma. Quindi ciao, ciao, sgherro di Meta Knight, che attacca Meta Knight. Perché? Che succede? Seriamente, è una curiosità mia. In ogni caso, se sto attento, dovrei riuscire a superare ogni difficoltà. Dov'è la Mech Aragosta? Ok. Tanto per dimostrazione, appena riesco ad usarlo. Mech Tornado! Per farvi appunto vedere che anche se affrontate la Mech Aragosta e la sconfiggete qui, comunque verrete sbattuti via, ok? Quindi tanto per dirlo... no, Mech Aragosta... No, colpisci, voglio provare a finirla. Oh mio Dio! Heal! Ok, perfetto. A quanto pare non riuscirò a finirla in tempo, non è un problema. E invece sì, ce l'ho fatta! E... Ah, ok, dovevo sconfiggerla lo stesso. Vabbè, nessun problema. Ciao, ciao, mio caro Bombi Bros Junior. Va bene, allora, vediamo un po' cosa devo fare qui per non perdere. Ok, no, pesci. I pesci sono cattivi perché sono molto pesciosi e ricchi di omega 3. Quindi andiamo. Ciao, ciao. Ok, vediamo. Ehi, mini boss Iron Mom. Ma domanda, questo fa male o no? Wow, sì che fa male. Wow, nice. 5 punti, 5
punti, perfetto. Allora, Speed, Monado Speed. Ah no, aspetta, questo non è Xenoblade Chronicles. Allora, andiamo avanti. Visto quanto è veloce in acqua Meta Knight adesso che ha Monado Speed, meta velocità. Ok, andiamo qua. Stiamo attenti ed entriamo nella porta. Benissimo, adesso posso rilassarmi un po', insomma, e prendere tutto il necessario. Tutti i punti necessari. Così dovrei stare a posto per le altre battaglie. Boss! Ok. Tanto per dire, credo di non usare il Mach Tornado in questa quarta parte, insomma, del Cavaliere Oscuro. Del Cavaliere Oscuro. Sì. Cavaliere Nero, scusate, Ultra. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po'. Vabbè, in realtà contro il boss finale della zona lo userò forse, ma bisogna vedere. Può darsi anche che cambio idea, quindi vediamo un po'. Allora, cosa c'è qui? Attenzione a questi cosi, scarfi strani che sono nostri nemici. Tu non mi colpirai, perfetto. Anche tu, scarfi. E ciao. Oh, boss. Coso? Sì, Wispy Woo. Giusto? Sì, Wispy. Vai. Wispy Woods. Vai, taglia. Taglia tutto, Meta Knight. Puoi per favore fare tanto male a Wispy Woods al posto di stare fermo? Anche perché adesso dobbiamo affrontare lui. Anzi, dobbiamo affrontare loro. Quindi, Twin Woods. Ok, è la stessa identica battaglia di 2 secondi fa. La stessa identica battaglia già vista nella vendetta di Meta Knight con Kirby, solo che è con Meta Knight Spada. Adesso magari forse lo Sharp Knight non va KO, vero? E si è fatto sconfiggere. Nessun problema, fine! Andiamo avanti. Ed eccoci qui, dai pulcini e galline. Ora attenzione a questo coso. Va bene, va tutto quanto bene. L'importante è fare lo scatto e raggiungere un'altra volta la Halberd. Perché io può. Cosa c'è là? Una porta nascosta? Che io non ci sia mai stato durante il let's play con Kirby. Va bene, se è così andrò un attimo là sotto. Tanto perché mi va. Ah, si può scendere qui, perfetto. Cosa c'era qua dietro? C'era... Niente! C'era l'inizio? Possibile? Ah, stanza segreta, perfetto. Mi sa che forse qua c'era qualche altra cosa con Kirby, ma non abbiamo trovato questa zona l'altra volta, quindi pazienza. E in effetti non pensavo di poter andare attraverso quei cosi, quindi ora che lo so, evocazione Sharp Knight. Allora, tu te ne andrai via, anche tu Mela. Ehi Mela, ehi, ok, si va. Ah giusto, i fagioli di soia. Vuol dire che c'è un mini boss a breve? Oh sì, 2 mini boss, Mach Tornado, perché si fa prima. Perfetto. Il mio tra virgolette ban dei Mach Tornado era un riferimento ai boss, non ai mini boss. Ok. Detto ciò, cos'altro c'è qua sopra? Robe inutili. Grazie gioco. Non importa, ok? Non importa. Allora, vediamo un po'. Abbiamo già quasi raggiunto la fine di questa zona, quindi direi di sbrigarci un po'. Anche perché siamo a... posso? Ok, perfetto. Anche perché siamo già a quasi 20 minuti e vorrei andare abbastanza avanti. Ah, qua c'era la ruota? Allora meta scatto! No, attenzione qua. Gna, gna. No, il danno. Ok, andiamo avanti abbastanza in fretta senza perdere altro tempo. Meta Knight. Ok, cosa c'era qui? Mi ricordo cosa c'era qui, perfetto. Wow, sbagliato. Non importa, l'importante è non toccare il fuoco. Che non è fuoco, è lava, ma non importa. E sì, non è a tempo questa volta questa modalità, quindi... o meglio, la Halberd, quindi non preoccupatevi, non dovete correre per evitare di mancare il traguardo, insomma. Vabbè, pazienza, adesso, era questo? Sì, era questo. Meta Knight, entra, perfetto, vai. Oh, attenzione a questo coso. Trolloso Duke the Zack, idem per te. Bombo Spee, non lo sapevo. Meta cura, ok. Adesso andiamo in fretta avanti. No, occhio che si cade, ok. E via. Come vi ho già detto, non andate qua perché è morte quasi certa. Esatto. Quindi, occhio. L'ho fatto vedere tanto perché
Non ci sono stato l'altra volta con Kirby, quindi... Aia, perché hanno così tanti punti vita sti Rocky? Mamma mia, il fastidio. E manco a dire, oh, danno più punti. No, sono gli stessi identici punteggi. Vabbè, ehi, meta servitori, ok. Haha, ciao, ciao. No, 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 ok, grazie mille, Sharp Knight. Perfetto, allora, vediamo un po' altri servitori di Meta Knight. Ripeto, però, è strano perché io sono Meta Knight, ma non importa. Tanto per dire, nella maggior parte dei casi, e se non sbaglio, l'hanno anche detto in un'intervista, le modalità di gioco extra di Superstar Ultra, ok, sono dei what if, a quanto sembra. Però mi sembra strano allora mettere King Dedede con la maschera, perché Dedede mascherato è apparso anche in altri giochi di Kirby successivi a Superstar Ultra. Quindi vuol dire che il Cavaliere Nero Ultra è una what if? È una what if di cosa? Della serie, se non ci fosse stato appunto Kirby, Meta Knight c'era comunque per evitare problemi? Quella è la cosa? Vabbè, non importa. O per esplorare qualcosa. Anche se in effetti, come vedremo domani, oppure più tardi, insomma nel prossimo episodio, Cavaliere Nero Ultra è un gioco successivo agli eventi di Salute della Via Lattea, insomma, da Milky Way Wishes, ok? Quindi non so che dirvi. È strana come cosa, sì, lo so. Non ti azzardare. Ok, allora, taglia, taglia, taglia. Attenzione al jet, che non è un jet, ma non importa. Ok, che a quanto pare non taglio abbastanza in fretta. Devo stare attento, ok? Allora, taglia, taglia. Oh mio Dio, mi ha preso. Liberami. Come ho fatto a liberarmi non lo so neanche io, ma ce l'ho fatta, quindi vai. Tutto questo perché ho deciso... No, non devo usare il Mach Tornado, eh. Vabbè, pazienza, abbiamo le cure abbastanza buone e infinite quasi, quindi... No! Ah, sì, sono infinite, bene! Perché il braccio ci dà appunto 3 punti. Interessante in realtà, molto interessante. Ok, questa è l'ala destra, se non sbaglio, della halberd, quindi... Abbiamo già visto che non è difficile. Meta scatto! Ok, quindi posso sbrigarmi e andare abbastanza avanti. Ci sono modi per... com'è che si dice... speedrunnare di tanto questa modalità. Ovviamente non lo voglio fare. Bisognerebbe fare un'ottimizzazione della raccolta punti. Magari riuscisse a non morire, perfetto. E usare ogni 3 secondi il metascatto. A me non piace così tanto il metascatto. È vero che è buono, l'ho già detto. Però a lungo andare, oh, sono più veloce in un momento e basta. Sì, è utile, ma solo se volete appunto correre e finire in fretta la modalità. A me non interessa, quindi pazienza. Parlando di pazienza, adesso mini boss, chi è? Oh, Dadopagos, ok. Dadopagos, come va, ciccio? Dai. Ok, e questo vuol dire che abbiamo distrutto l'ala destra. E quindi adesso siamo nei condotti di areazione. Però un attimo, cosa c'è nella armeria? Perché l'altra volta c'erano appunto abilità, o armi appunto. Quindi vuol dire che adesso ci sono semplicemente cose per curare Meta Knight e compagni. Per compagni intendo lo Sharp Knight. Tanto per, andiamo qua dentro e... Sì, solo cose per curare. Sai che ti dico? Ciao ciao, voglio Ledge Knight. Ok, perfetto. Allora, devo solamente andare qui e questo vuol dire... Battaglia boss? Sì, Mecha Aragosta. E tanto per, questa host è nuova di questo gioco. La Mecha Aragosta non aveva host in fan pack o superstar originale. Quindi, nice, starò un po' zitto. No, via! Ok, perfetto, perfetto. Ok, quindi, dobbiamo solamente affrontare un'altra volta la Mecha Aragosta. Sfortunatamente non è possibile prendere l'abilità Vernice, quindi non posso accecarla, ma... Pazienza, giusto? Ok, attenzione perché... Esatto, la camminata veloce è una cosa che farà spesso e volentieri, quindi attenzione. Taglio, ok, tanto è il cosetto. Ve l'ho già detta la pattern, se non sbaglio. Aia. In pratica la Mecha Aragosta di norma fa 3 attacchi. Il secondo è sempre il lanciafiamme, il primo è il cosetto e il terzo è la palla di vernice che a noi non serve. Perché ho fatto quell'attacco non lo so neanche io, ma una cosa la so: abbiamo quasi sconfitto la Mecha Aragosta. Appena ci riesco, fine, ok. E quindi andiamo giù, ma secret, ok, visto? Me lo ricordavo ancora. Oddio,
non ho una memoria così bacata. Certo, ce l'ho, ma non così bacata, ok? Oh no, Bugsy, vai via. Ok, se non sbaglio, il terzo colpo fa meno danno della combo spada. Quindi in realtà vi conviene... ciao, ok? Vi conviene non farlo, ok? Ma non importa. Quindi, abbiamo sconfitto i mini boss. E questo vuol dire che ci stiamo avvicinando al generatore. In quel caso, penso di togliere Ledge Knight. Perché avere un compagno, avete già visto la cosa durante l'arena... è un grosso problema, quindi non voglio farlo. Ok, allora, andiamo qua. In fretta. Vai così. Fai così. Perfetto. Anche con Meta Knight è tutto molto easy. Vero? Circa. Ok, si va giù. No, fermi, non si va giù. La strada è bloccata. Che io possa... non credo, ma... No, non si può fare, ok. Era tanto per controllare magari... Ah, potevo andare direttamente là sotto. E invece no, non si può fare. Quindi, ciao ciao, coso strano. Qua cosa c'è? Niente. Ci sei tu però. Ma per me ci sei tu. Anzi, ma con me ci sei tu. Chi se lo ricorda, eh? Com'è che si chiamava? Non era la spada nella roccia. Era Excalibur alla ricerca di Camelot. Oddio, non me lo ricordo. Vabbè, non importa. Snack. Anzi, no. Cioè, sì, ma c'è anche una vita extra che può essere utile, quindi grazie. Ciao, ciao. Allora, mi ricordo stavolta delle galline. Aha. E quindi questo vuol dire... Ciao, ciao, Edge Knight. Affrontiamo il reattore. Ora, piccolo consiglio. State attenti, ok, perfetto, al laser. Perché? Perché il laser può trollarvi tanto. In che senso? Avete delle ali che fanno danno. Potreste per sbaglio distruggere il coso laser al posto di farvi colpire, ok? Colpisci un po' verso l'alto. Perfetto. Però? Sì. Aia. Come ti permetti, ciccio? Vabbè. Oh no, il flare cannon. Pazienza. Allora, dai, dov'è il coso laser? Un po' più su. Perfetto, vai. Beam. Ok, quindi Meta Knight non lotta contro Meta Knight, cosa abbastanza logica, ma allora chi pilotava la Halberd? Era boh? Ma non importa, perché adesso salvo e noi ci vediamo nella prossima parte di Kirby, anzi, di Meta Knight, Cavaliere Nero Ultra. See you next time, baby. Arra! Urra!